La dea di Morgantina è una statua proveniente da uno scavo clandestino, pertanto non identificabile con certezza. L'autore sarebbe un discepolo di Fidia, operante nella Magna Grecia. Venne trafugata dal sito archeologico di Morgantina nella seconda metà del Novecento per essere poi venduta al Paul Getty Museum, che l'acquistò e la espose nel 1988. Fu acquistata ad un'asta a Londra per 28 miliardi di lire, al centro anche di un contenzioso legale. La statua è adesso nel Museo archeologico di Aidone. L'importante è che la dea rimanga qui. Allora, la dea è definita da tante norme, non c'è pericolo di andare via in nessun posto. L'unico elemento che fino all'anno scorso era ancora, in base agli ultimi accordi con gli americani, erano gli argenti, che avete avuto modo di osservare e attenzionare. Gli argenti, in base a questo accordo, ogni 4 anni dovevano ritornare a Malibu. Bene, è stato rivisto questo accordo l'anno scorso, grazie all'impegno dell'assessorato ai beni culturali, e con un nuovo accordo gli argenti non vanno via più da Aidone, quindi saranno, perché altrimenti quest'anno dovevano ritornare a Malibu, invece rimangono perché non... Lo stato della conservazione non permetteva più questo antirinvieni. Il tesoro di Morgantina è costituito da 15 pezzi in argento risalenti al III secolo a.C. e provenienti da Morgantina, scoperti casualmente nel 1978. Forse nascosto in occasione del saccheggio della città ad opera dei Romani nel 211 a.C. La realizzazione degli oggetti è datata al 240 a.C. circa, all'epoca in cui la città era sottoposta a Gerone II di Siracusa. Secondo alcuni studiosi, il tesoro sarebbe appartenuto allo Ierofante, sommo sacerdote di Demetra e Persefone.